Scusate, inizio io. Allora, Ministro, per quale, cosa è per voi, cosa rappresenta per voi, per il vostro Ministero, per il vostro Governo, questa che stavolta è anche una sfida di inclusione civica e sociale? È proprio questa, è una sfida di inclusione civica e sociale. Le persone affette da sclerosi multipla sono persone che possono lavorare, sono persone attive, sono persone intellettivamente normalissime, non hanno nessun tipo di problema e devono poter essere inserite normalmente nei percorsi lavorativi. Ne parlerà, se ho capito bene, col ministro Poletti. Sì. C'è un piano lavoro per disabili e persone con SM? Io sono in questo periodo mi sono resa veramente conto di un fatto, che accanto al tema del fondo sanitario, di cui noi parliamo sempre, c'è un tema di cui non parliamo, enorme, gigantesco, che è quello del fondo sociale. Se non si fa socio assistenza insieme, non funziona neanche la sanità. Io non riesco a mettere in ottimizzare il sistema sanitario, diminuire le degenze, se poi non funzionano i territori. Quindi queste due cose devono andare insieme, dobbiamo trovare un modo di lavorare molto più pragmatico con il Ministro del Lavoro. Accanto a questo sicuramente c'è anche l'idea da parte mia di sollecitare un piano che non è un lavoro assistito, ma di inclusione a pari possibilità anche per le persone con disabilità, che hanno oggi poi con la possibilità del telelavoro, delle capacità informatiche, di lavorare esattamente come tutti gli altri.